È la seconda delle macchine da gioco della gamma Predator che sono state presentate qui a Next Taser 2018 a New York. Mi riferisco al Predator 300 Special Edition. Non cambia rispetto a quello già in passato in commercio, un notebook che ha venduto abbastanza, è piaciuto soprattutto per via del prezzo molto aggressivo. Quello che cambia, lo vedete subito, è il colore prevalentemente e poi c'è qualche differenza lato hardware e software. Partiamo però dal design, perché ha questa livrea bianca in alluminio con dettagli dorati. Hanno deciso quindi di creare una colorazione un po' diversa dal solito, di abbandonare il solito nero che comunque resta su altri prodotti per questa edizione speciale che potrebbe piacere molto a un pubblico femminile di gamer sempre in crescita oppure anche ai giocatori appassionati di fantasy. Per quanto riguarda lo schermo, in questo caso ha una diagonale di 15,6 pollici con risoluzione Full HD. Ci sono due diverse versioni per il pannello, per entrambe c'è la tecnologia IPS, ma una delle due ha una frequenza di refresh di 144 Hz che permette di avere delle immagini più fluide senza artefatti quando ci sono delle sessioni di gioco molto veloci, molto rapide. In basso c'è una tastiera estesa con tastierino numerico, niente di particolare su questo versante, e comunque retroilluminata, la corsa dei tasti è buona. Ritroviamo il dettaglio della colorazione gold attorno al touchpad, che però ha soltanto pulsanti di selezione sotto la membrana. Gli ingombri sono comunque abbastanza compatti per un notebook da gioco, parliamo di 39 cm di base, 25,6 cm d'altezza e lo spessore è inferiore ai 3 cm, 2,67 cm, il peso è 2,7 kg, quindi un notebook da gioco per casual gamer con un look diverso dal solito, con un prezzo comunque accessibile e con tutte le caratteristiche che comunque questa categoria di player può richiedere dalla propria macchina. Vediamo che sul fondo ci sono queste ampie griglie per il raffreddamento dei componenti interni, due sportellini per accedere al vano delle memorie ed allo storage, quindi è possibile fare un po' di espansione, mentre per quanto riguarda le interfacce, sul lato destro ci sono due porte USB, il jack audio combo, il plug di alimentazione, frontalmente non c'è nulla, e sul lato sinistro abbiamo la RJ45, una porta USB Type-C, una HDMI out, una porta USB di terza generazione e il lettore di schede SD. Sul retro c'è soltanto lo sbocco del sistema di raffreddamento che utilizza due ventole Aeroblade in metallo di Acer con uno spessore di 0,1 mm. Sono proprio queste ventole che mantengono comunque un buon flusso d'aria a consentire di realizzare computer finiti con uno spessore così sottile, sempre, lo ripeto, però rapportato agli standard della categoria. Anche sul Predator Helios 300 Special Edition c'è il Predator Sense, il pannello di controllo della gamma di macchine per il gaming di Acer, e in questo caso vedete c'è una particolare funzionalità che permette di controllare il regime di rotazione delle ventole. C'è la modalità Cool Boost che spinge al massimo le ventole per raffreddare i componenti interni, c'è poi una modalità normale, quella che stiamo utilizzando in questo momento, e la modalità silenziosa che riduce la velocità di rotazione delle ventole per ridurre anche il rumore della macchina. All'interno apriamo un po' le informazioni di sistema. Ci sono processori Intel Core di ottava generazione come questo i7-8750H, in altre configurazioni ci possono essere i5-8300H, un ammontare di memoria da 16 GB che potete espandere fino a un massimo di 32 GB e uno storage su drive NVMe fino a un massimo di 512 GB, quindi drive allo stato solido con interfaccia velocissima, oppure drive tradizionali magnetici con una capacità massima di 2 terabyte abbinati. Ora sembra che ci possa essere anche la tecnologia Optane, però questo dato andrebbe un po' verificato perché ho trovato comunque delle discordanze per quanto riguarda le varie fonti che ho utilizzato. La GPU è una GPU overclockabile
una Nvidia GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria video GDDR5. Il Predator Special Edition serie 300 arriverà anche in Europa e in Italia a partire dal mese di settembre con un prezzo di 1.799 euro. E poi ci sono tutta una serie di accessori in tinta, come questo nuovo mouse che è stato presentato proprio qui all'evento di New York. Si chiama Cestus 510 in versione bianca ed oro, le cuffie per il gaming con il microfono integrato Galea 500 e questo zaino qui sul retro Predator Roll Top con questa particolare patta in alto che si avvolge per chiuderlo. Bene, chiudo qui questa mia preview con il Predator Helios 300 Special Edition qui da New York.